in collaborazione con... Vuoi aprire un'attività? Apri la tua azienda in totale tranquillità avvalendoti della nostra assistenza. Contatta Confcommercio Ascom Bologna allo 051 64 87 550. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Buonasera telespettatori di TV, ben ritrovati a Daedalus nella sua consueta collocazione del giovedì sera. Vi preannuncio già da subito che domani sera Daedalus speciale vi porta per la terza ed ultima volta all'interno della Basilica di Santo Stefano, puntata da non perdere a partire dalle 21 per quanto riguarda uno dei monumenti più antichi, forse il più antico della nostra città. E oggi invece, come ogni giovedì, parliamo di argomenti di stretta attualità. E cosa c'è di più attuale del dibattito che si è aperto negli ultimissimi giorni a proposito del fine vita in regione? Di questo e di tanto altro, perché abbiamo anche, come promesso nelle settimane scorse, alcuni temi da aggiornare continuamente. Parleremo e parliamo con l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini. Buonasera assessore. Buonasera. E bentornato a Daedalus. Grazie a voi, buonasera. Allora, dicevo appunto che si è aperto nell'ultima settimana, se non sbaglio, questo dibattito seguito alla vostra delibera, alla sua delibera proprio regionale sul fine vita, che recepisce, no, una sentenza della Corte Costituzionale. Quindi voi, per fare in modo che non vi sia un'incongruenza con quello che dicono i giudici della Corte, avete emanato questa delibera di tipo regionale, a cui, se non sbaglio, poi è seguito anche un auspicio da parte del Presidente Bonaccini affinché anche a livello nazionale si legiferi per non creare divisioni e differenze, discrepanze da regione a regione. Ma facciamo appunto, ricapitoliamo con ordine tutta la vicenda, perché poi c'è un ultimo tassello arrivato proprio ieri con un parere del Comitato di Bioetica. Sì, intanto stiamo parlando di un diritto che è stato sancito da una sentenza della Corte Costituzionale, quindi il massimo livello, diciamo così, giurisdizionale, rivolto a chi? Rivolto a persone che sono nell'ambito di malattie terminali, che magari hanno anche, diciamo, sperimentato le cure palliative, esaurito il ciclo di cure palliative, o comunque dentro un ciclo di cure palliative, con però una situazione indicibile di sofferenza fisica e psicologica, e però capaci di intendere e di volere. E la Corte Costituzionale ha ammesso questo diritto. Il Ministero nel 2022, verso la metà del 2022, ha sollecitato le regioni affinché le strutture sanitarie a carico del servizio pubblico possano dare esecuzione a questo diritto per coloro che sono rigorosamente ricompresi nei criteri sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale. E noi siamo la prima regione che, in attesa di un provvedimento legislativo nazionale, in attesa anche che si discutano le proposte di legge di iniziativa popolare nelle varie regioni, noi comunque ci siamo sentiti in dovere di dare esigibilità a questo diritto, perché queste persone disperate, che chiedono appunto l'attuazione di un diritto sancito dalla Corte Costituzionale, possano trovare, se rientrano in questi requisiti, una risposta nel servizio sanitario pubblico. Ovviamente non è una situazione che piace a tutti, ci sono quelli che la osteggiano questo provvedimento, però io credo che sia una, come dire, una imprescindibile azione a tutela della dignità della persona.
e credo che la pensino così la stragrande maggioranza degli italiani, non solo degli emiliano-romagnoli. Poi sì, c'è la nostra delibera, come ogni atto amministrativo può essere impugnata negli organismi diciamo competenti, al TAR, abbiamo già avuto minacce di impugnativa al TAR. Chi ha dichiarato, la consigliera Castaldini. Così come ogni atto amministrativo può essere anche rafforzato, corretto, alla luce anche delle indicazioni che ci sono pervenute dal Comitato di Bioetica, che ha fatto un piccolo appunto su un riferimento a un parere non vincolante che nella vostra delibera si sarebbe dovuto fare. La nostra delibera è nell'ambito dei dato atto, diciamo così, però noi non vogliamo tralasciare nessuna situazione che possa ulteriormente rafforzare e rendere esigibile questo diritto. Quindi potrebbe essere una correzione? Siamo disponibili, i nostri tecnici, i nostri giuridici sono disponibili a vedere come ulteriormente rafforzare l'atto, come integrarlo. Questo non spetta tanto alla mia competenza, però la direzione non si cambia. Noi vogliamo dare risposta a questa disperazione nel senso appunto di una attuazione di quello che ci richiama di fare la Corte Costituzionale e anche appunto il Ministero della Salute, quando appunto nel 2022 chiese alle regioni di mettere, non solo a noi, a tutte le regioni, di mettere in campo quegli strumenti che possono consentire l'esecuzione di questo trattamento medico, clinico. Attenzione, perché i tempi non sono una variabile indipendente, perché ci sono malati terminali che hanno richiesto questo adempimento e che hanno atteso con indicibili sofferenze tantissimo tempo. Peraltro la mia preoccupazione è proprio l'opposto, cioè è di non trovarmi in una situazione per la quale un cittadino richiedente questo trattamento e che rientrasse nei criteri, nei requisiti della sentenza della Corte Costituzionale, dovesse in Emilia-Romagna vedersi riconoscere questo diritto da una sentenza del Tribunale e non dal sistema sanitario pubblico e universalistico. Questo, lei appunto, fondamentali tempi, come dice, per questo avete tra virgolette anticipato la discussione a cui faceva riferimento prima nei vari parlamentini, negli assemblee legislative, delle leggi di iniziativa popolare di cui appunto si è parlato anche ieri in regione. L'iniziativa della legge di iniziativa popolare è sicuramente un'iniziativa che ha riportato il anche tema con una certa forza il tema all'attenzione degli organismi legislativi, ma al di là dell'iter legislativo è un atto amministrativo che noi in coscienza ci sentivamo di adottare. Secondo lei quindi si andrà avanti con queste, non ci saranno intoppi dal punto di vista giuridico con la vostra delibera, ci saranno perfezionamenti diceva prima, e anche un eventuale ricorso al TAR non può di fatto inficiare? I nostri giuridici devono lavorare affinché la delibera possa essere al riparo di ogni impugnativa al TAR, o perlomeno nel caso di impugnativa vincere quel grado di giudizio, perché si parla della vita delle persone, non è adesso soltanto una questione di chi vince e chi perde di fronte a un tribunale, o chi vince e chi perde sulla base di una ideologia politica. Qui si parla di un diritto sancito dalla Corte Costituzionale di una persona disperata che chiede un trattamento farmacologico di congedo alla vita, perché le sofferenze fisiche, psicologiche, la caratteristica della malattia terminale e la sua capacità di intendere e di volere esprimono questa volontà. Quindi non perdiamo di vista quello che è il tema.
È interessante quello che ha detto, cioè nonostante appunto vi siano spaccature evidenti, qualcuno dice appunto che è stato evitato il dibattito in consiglio proprio perché sia centrodestra che centrosinistra si sarebbero divise su questo tema e nonostante appunto per esempio anche il presidente della CEI, il cardinal Zuppi, si sia espresso con parole abbastanza emblematiche sul fine vita, lei diceva però che è convinto che la maggioranza degli italiani sia in linea con quella che è la vostra posizione. Io penso che ognuno a casa si sta appunto. Come dire, la quasi totalità dei cittadini ritenga che a fronte appunto di questi requisiti stringenti, di tutte le garanzie che devono essere messe in campo affinché i requisiti vengano valutati per quello che sono, a fronte di una situazione disperata. Come c'è stato poi in altre regioni, cioè il governo ci scrisse, il Ministero della Salute ci scrisse proprio dopo un caso, mi pare che avvenne nelle Marche, in cui questo diritto, in assenza di una, diciamo così, di una delibera della regione Marche, in assenza di una architettura di strutture in grado di poter recepire questo diritto, è stato riconosciuto da un tribunale. Allora io penso che noi non dobbiamo perdere di vista la dignità della persona, mai, e ovviamente anche la civiltà giuridica del nostro impianto, compreso anche l'aspetto sanitario. Quindi il nostro dovere è curare la persona, assisterla, potenziare le cure palliative, perché questo riduce tantissimo ovviamente le richieste, no? di suicidio medicamente assistito, e noi siamo la regione che non, come dire, a livello nazionale spinge di più sulle cure palliative. Io sono stato assieme ad un parlamentare, diciamo fautore anche della proposta che è passata all'unanimità in Parlamento, di destinare una quota del Fondo Sanitario Nazionale alle cure palliative. E quindi noi, il nostro diritto e dovere è questo, però di fronte alla dignità della persona non ce lo dobbiamo far dire da un giudice, dobbiamo adempiere a quello che è il dettato della Corte Costituzionale. Senta, cambiando argomento, continua ad essere di attualità anche il tema dei pronto soccorso e di quello che stanno facendo negli ultimissimi mesi i CAU, questi nuovi centri di assistenza alle urgenze. Ne abbiamo parlato anche quando lei è stato ospite recentemente, ma cerchiamo di aggiornare perché il progetto va avanti e magari ci sono dei numeri interessanti da fornire. Sì, ci sono cose che sono successe nel frattempo dalla nostra ultima conversazione che ci confermano quanto questi centri di assistenza per le urgenze non gravi siano sempre più un riferimento per i cittadini. Siamo ormai abbondantemente oltre le 60.000 accessi da novembre ad oggi, quindi sostanzialmente in pochissime settimane, anche perché non tutti i CAO sono nati il 6 novembre, sì. Alcuni sono nati, ne abbiamo una trentina, sono nati proprio alla fine dell'anno 2023 o comunque nel gennaio del 2024. È importante ricordare ai cittadini tre cose. La prima, i centri di assistenza per le urgenze, i CAO, non sono l'alternativa ai pronti soccorsi, per cui né tantomeno al 118, per cui noi diciamo quando un cittadino ha un dolore toracico importante, un sintomo che possa fare appunto immaginare una patologia molto grave, la cosa da fare è telefonare al 118, certo. E quindi avvertire il 118. Non sono un'alternativa ai medici di medicina generale, che hanno comunque la centralità della presa in carico del cittadino, soprattutto per la cronicità, ma non solo, per tutte quelle patologie che il cittadino rappresenta il proprio medico di medicina generale. Però ci sono casi in cui il cittadino possa trovarsi in una situazione di bisogno di salute, magari che avverte con una certa urgenza, sì. E che però non è grave,
che individua appunto queste strutture tendenzialmente aperte H24 con medici di continuità assistenziale molto giovani peraltro che si sono prestati, sono proprio bravi, che lavorano molto bene. Io devo dire non ho mai ricevuto così tante mail di soddisfazione da parte dei cittadini che in poco tempo, in un'ora, un'ora e mezza, a volte anche meno, vanno al CAO, vengono presi in carica, visitati e dimessi con la cura appropriata. E questo è un'ulteriore, diciamo, cintura di protezione che dà un beneficio anche ai pronti soccorsi. Noi abbiamo dato un dato molto importante che è una diminuzione degli accessi ai pronti soccorsi complessivamente a livello regionale del 6%, ma noi abbiamo obiettivi ben più ambiziosi di arrivare a un minor accesso ancora più marcato nei pronti soccorsi. Perché? Perché evidentemente quel bisogno urgente di salute a bassa criticità che adesso è possibile gestire nei CAO prima andava nei pronti soccorsi. Quindi diciamo che c'è anche questo aspetto positivo di vedere questi giovani medici che intanto hanno la possibilità subito di poter lavorare, perché a volte no, magari bisogna stare anni e anni, fare gavette, seguire in corsia i primari, abbiamo visto queste immagini, no, anche riferite al nostro cinema, e poi avere anche da parte del paziente la possibilità di vedere anche un po', come posso dire, l'entusiasmo di un giovane medico al lavoro. Intanto pensiamo ovviamente ai cittadini, in queste strutture ci sono i medici di continuità assistenziale, i cosiddetti medici di guardia, sì. Ci sono i medici in formazione specialistica, i cosiddetti specializzandi a cui faceva riferimento lei, ci sono gli infermieri capaci, professionalmente adeguati anche a gestire situazioni di urgenza, ci sono operatori sanitari, ci sono strutture per la diagnostica di base, per fare gli esami del sangue, il POCT, per fare l'ecografia, per fare l'elettrocardiogramma. Quindi un primo pacchetto di risposte per capire se un cittadino, diciamo così, può essere preso in carico per quel problema urgente, ma non grave, da quella struttura e poi rimandato ovviamente al suo medico di medicina generale. Uno dice, ma se poi uno va in un CAO che... considerando un sintomo che sottostima, perché in realtà avrebbe bisogno invece di un'assistenza, è chiaro che più. Questi medici sono in grado di prendersi in carico il cittadino e portarlo attraverso il 118 all'ospedale di riferimento. Noi abbiamo visto che circa un 7,5% dei cittadini che vanno al CAO vengono centralizzati in strutture ospedaliere importanti, perché magari il sintomo era stato sottostimato. Sì. E poi in caso di dubbio diagnostico è sempre meglio, diciamo, stare dalla parte della prudenza. Per eccesso, sì. Però l'83% dei cittadini trova lì la sua risposta e due medici su tre hanno meno di 35 anni, ma sono medici, non sono studenti, sono bravi medici, che saranno i medici del futuro, perché sono quei medici che magari fra qualche anno potranno essere i medici di medicina generale, con l'esperienza che hanno maturato nei CAO, potranno essere gli specialisti in varie branche, in varie discipline mediche nei nostri ospedali, con l'esperienza che hanno maturato nei CAO, quindi è un investimento anche in saperi e in professionalità. Ricordiamo anche da ultimo brevemente quanti altri eventuali CAO sono in previsione, perché sappiamo che sono già un numero interessante, soprattutto nella provincia di Bologna. Qual è lo scenario futuro? Adesso noi ci confronteremo in conferenza territoriale sociosanitaria metropolitana di Bologna, così come ci siamo confrontati nelle altre sedi, per definire quelli che sono i prossimi. Sicuramente l'orientamento della Regione è quello di, di realizzare dei centri di assistenza per l'urgenza in adiacenza ai grandi pronti soccorsi, quindi l'ospedale il Policlinico Sant'Orso, l'ospedale Maggiore, Bentivoglio, ma anche nel territorio, perché i CAO devono assolvere anche la funzione, soprattutto direi la funzione territoriale, quindi nelle case della comunità. Mi viene in mente i vari distretti, no? Il distretto di San Giovanni Crevalcore, quello di San Lazzaro, quello dell'Appennino, cioè cercare di
potenziare la rete territoriale, riorganizzando la continuità assistenziale, dando risposte che sono risposte importanti per il cittadino. O poi è in corso questo, certo, questionario, di cui poi magari diamo atto quando ne avremo qualche migliaia, adesso abbiamo qualche centinaio, che sta andando molto bene, perché i cittadini ci dicono esattamente non solo qual è la loro opinione sui CAO, come sono stati gestiti, in che tempi, ma anche le ragioni che li hanno portati lì, e quindi anche immaginare una ulteriore campagna di informazione per dire che per i sintomi gravi 118, per diciamo, la presa in carico quotidiana dei problemi di salute il medico di medicina generale, a fronte di problemi urgenti non gravi c'è anche il CAO. Questa soluzione. Senta, invece per quanto riguarda la situazione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici, insomma altro tema delicato a cui ci piace dare un aggiornamento ogni volta che lei viene? Questo è il primo problema per me, che noi dobbiamo affrontare, l'ho detto anche ai direttori generali, su questo verranno valutati a seconda ovviamente delle indicazioni che noi diamo. Perché non succeda che il cittadino attenda per troppo tempo una prestazione, generalmente una prestazione differibile certamente, o chirurgica di bassa complessità, perché noi siamo in sofferenza nelle visite specialistiche, nella diagnostica e nella chirurgia a bassa complessità. Se uno ha un problema oncologico serio, cardiologico, certo, serio, emergenziale, è chiaro che siamo la regione che dal punto di vista dei livelli essenziali di assistenza li riconosce di più e meglio delle altre. Però sulle visite specialistiche, sulla diagnostica e sugli interventi chirurgici di bassa complessità anche noi siamo in sofferenza, perché il Covid non c'è stato 20 anni fa. Il Covid c'è stato 3 o 4 anni fa, nel 2020-2021 sono state procrastinate centinaia di migliaia di prestazioni che poi sono state recuperate, ma c'è sempre un gap tra l'anno in cui recuperiamo le prestazioni dell'anno prima e quelle che poi insorgono per i problemi di salute che non possono certamente stare fermi. Allora, noi presenteremo, abbiamo già discusso con le aziende sanitarie locali, insomma tutta una serie di indirizzi che sono mirati ad aumentare un po' la produzione, per esempio, ma anche proprio riorganizzandoci, cercando di arrivare ad una migliore ottimizzazione delle risorse in campo, cercando di separare quelle che sono per esempio le prime visite dal follow up, dalla visita di controllo. C'è un conto se il sintomo è nuovo, allora deve essere ovviamente diagnosticato, ma se una persona poi arriva dallo specialista e lo specialista lo vuole rivedere dopo 3 mesi, 6 mesi, noi pensiamo che debba essere preso in carico dal sistema, quindi ci organizzeremo in questo senso e non tornare al CUP per prenotare di nuovo una visita. Pensiamo a una, come dire, riorganizzazione anche dei medici in formazione specialistica. Noi stiamo interloquendo col Ministero, che è molto sensibile in questo campo, con la Conferenza delle Regioni e anche con le scuole di specializzazione universitaria, affinché i medici in formazione specialistica non siano considerati solo studenti, sono medici appunto, e che possano dare una mano con maggiore autonomia e una loro più equa ripartizione sul territorio a raggiungere questo importante obiettivo. Pensiamo per esempio anche al privato accreditato, no? Che è parte del sistema. Il sistema dell'Emilia Romagna è un sistema pubblico e universalistico, in cui però esiste una parte di privato che è accreditato, convenzionato col sistema pubblico, che è a supporto del servizio pubblico, e loro devono sempre più attagliarsi in una dimensione volta a garantire quello di cui noi abbiamo bisogno.
e quindi appunto la specialistica, la bassa complessità, a parità di budget, però avendo magari più bisogno, già lo stiamo facendo, sono aumentati per esempio gli interventi di bassa complessità chirurgica a fronte di altri interventi di cui magari abbiamo meno bisogno, perché ce la possiamo fare anche da soli. E poi tutta una serie di riorganizzazioni appunto anche informatiche, digitali, la telemedicina, il teleconsulto, basti pensare che oggi da remoto si può, basti pensare alla visita alla clinica oculistica di Bazzano, l'ospedale di Bazzano. Io ho presente il presidente Bonaccini che si collegava con lo spazio addirittura, quella è stata addirittura clamorosa. Oggi ci sono degli strumenti che possono consentire al professionista di andare a monitorare un paziente, non dico a casa sua, anche se sarebbe possibile, ma magari sul territorio, quindi cercare di promuovere anche maggiori investimenti informatici. Tutto questo noi lo stiamo facendo e pensiamo che nel giro di qualche mese, già da quest'anno, nel 2024, il cittadino possa avvertire un miglioramento, sapendo che tutte le regioni, compreso noi, chiaro, usciti dal Covid, hanno dovuto rincorrere tutta una serie di prestazioni che erano state ovviamente rallentate accumulate durante quella fase pandemica. Quindi ci aggiorniamo ancora, vediamo come progredisce questo lavoro di aggiornamento, di rincorsa, come diceva lei. A quelle siamo che fiduciosi, sono... siamo fiduciosi che il 2024 sarà l'anno in cui anche sul tema delle liste d'attesa daremo un miglioramento significativo. Bene, noi saremo qui a vigilare. Grazie Assessore Donini, noi ci salutiamo qui con l'Assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna. Anch'io vi saluto qui perché ci vediamo, come dicevo all'inizio, domani sera alle 21 con Dedalus speciale a proposito della Basilica di Santo Stefano, e concludiamo questo ciclo bellissimo di nostre puntate. Adesso, dopo la pausa, vi lascio invece a una novità. Allora, si parla tanto di Bologna 30 in queste ultime settimane, come sapete è l'argomento, uno degli argomenti più presenti sui giornali bolognesi. Sapete anche che ci sono tante polemiche a questo proposito. Noi abbiamo cercato di alleggerire, dall'idea del nostro regista Tiziano Ilardi, abbiamo cercato di guardare con un po' più di disincanto a tutta questa vicenda, e quindi a mostrare che cosa succede, cosa può succedere dentro a un'automobile che percorre le strade di Bologna ai 30 km orari in totale sicurezza, rispettando tutte le norme del codice della strada. Ma per esempio si potrebbe cantare, perché no? Un karaoke dentro l'automobile, car karaoke con Tiziano Ilardi tra pochi minuti qui su ETV. Vedremo, lo seguiremo per alcune settimane, vedremo come va. Intanto io vi saluto, grazie per averci seguito e vi auguro una buona serata. Siete già grande. Dai, oggi andiamo ai 30, qui siamo a Bologna. Piacere, sono Tiziano Ilardi, così vi terrò compagnia così ogni tanto, e andando ai 30, rigorosamente, sempre in sicurezza e guardando sempre la strada. Canteremo e a un certo punto comunque ci saranno anche degli ospiti. Si può? Ma c'è già il primo ospite! Grande! Grande, prego, si accomodi! Signora Immacolata, è un piacere rivederla. Noi ci siamo già conosciuti anche a Dedalus, grazie anche a Massimo Ricci. Esatto. Quindi, ci può far compagnia? Cosa ne dice di cantare insieme? Volevo cantare due canzoni, ho scelto proprio il tuo mezzo meraviglioso. Fare altre cose di una canzone, fare altre cose bellissime di Sanremo. In anteprima. E che è arrivata, insomma, a fare le prime, e premio
credo, premio. Della critica, la grande Loredana. Premio della critica, ma sì, cioè, sì, noi sì. Intanto accendiamo così, riscaldiamo i motori. Quindi è la prima puntata questa? Questa è la prima puntata e siete voi, cioè siete voi, anzi sei tu, ma a proposito. No, secondo te potevo venire da sola, la tua prima puntata di domenica mattina prima della messa. Abbiamo le sorelle che adesso arrivano. Ma grandissima questa cosa, grande, grande. Buongiorno. Abbiamo Suor Angela e buongiorno a tutti. Ciao dottor Angela, prego, prego, c'è posto per tutti qui nella macchina. Sì. E abbiamo allora. Suor Anna con la chitarra. Eccoci. Direi allora che siamo pronti. Ci mettiamo le cinture, eh? Ci mettiamo le cinture, anche, mi raccomando, le cinture. Prendiamo piano, va bene, dai, mettiamo. E quindi noi ci accingeremo a cantare, a farvi compagnia per qualche minuto sulle strade a zona 30. A zona 30, perché si può fare tanto a zona 30. È bellissima questa cosa. Cioè, io quando mi è venuto la prima cosa che ho detto, canto, e chissà se mi farà compagnia qualcuno. Intanto iniziamo alla grande, domenica mattina, signori, prima della messa, con le suore Bologna. Perfetto. Facciamo due chiacchiere e poi diciamo che vi canteremo a tutti, anche ai tuoi, come si chiamano, telespettatori, il nostro pezzo di Sanremo in totale anteprima. Perfetto, quindi il pezzo è di? È il pezzo di Loredana Bertè, quando abbiamo scelto i Maneskin, poi hanno vinto, perché tutti gli anni noi facciamo una parodia su Sanremo e abbiamo scelto i Maneskin e hanno vinto i Maneskin. Abbiamo scelto Morandi, ma abbiamo scelto Morandi perché Bologna, quando ha partecipato il nostro grande Gianni Nazionale, esatto, è arrivato terzo, anche lì abbiamo fatto podio. Grande. L'anno scorso abbiamo fatto i siciliani, com'è che si chiamavano, adesso non mi ricordo più, attenzione, con la pesce di Martino. Grande, è bello, anche bello, loro, anche loro premio della critica l'anno scorso, cioè, sì. Quindi siamo andati a premio. Quest'anno eravamo indecisi, Loredana, Angelina bellissima, la canzone stupenda, sì, tra l'altro figlia di Mango, molto carina, quindi bravissima, sì, con esibizione. Però, molto tra le due, l'anima rock di Loredana ci ha preso il cuore, ha vinto, sì, e comunque anche Loredana premio della prima sera, prima in classifica, quindi comunque top. Avete portato bene anche la esatto, nostra Loredana, esatto, perché... se c'è qualcuno che ci pensa là sopra. Senti Tiziano, ma posso approfittare un attimo di questo momento anche per raccontare un po' di noi e perché poi noi facciamo chiamiamolo questo lavoro divertimento, ecco, certo. Noi siamo tipo queste sister act all'italiana e quindi noi siamo un gruppo musicale, comedy musicale, quindi facciamo queste parodie tutti gli anni dal Festival di Sanremo, ma perché ha uno sfondo benefico, uno sfondo umanitario, se vogliamo. Da qualche parte non so se si vede. Certo, no, si vede benissimo. Noi abbiamo la spillettina di Prevenzione Donna, okay, che è un'associazione molto importante qui di Bologna. Quando abbiamo iniziato era piccolina, era appena iniziata, e piano piano l'hanno imparata a conoscere tantissime persone. Adesso hanno anche una loro zona in reparto all'ospedale e questa associazione aiuta le donne che sono affette da purtroppo da tumori eccetera, quindi c'è sempre bisogno dell'aiuto di tutti, sempre e finalmente l'anno scorso sono riuscita a comprare il taxi rosa. Grande, vi faccio io un applauso. Complimenti, perché sono cose bellissime, molto bello, tutto questo è in volontariato ovviamente. Sì, assolutamente volontariato. Quindi io apprezzo 3000 volte questo. E ci sono delle donne che fanno appunto volontariato, che guidano questi taxi, vanno a prendere le signore che non hanno possibilità, non hanno assistenza, non hanno familiari, per andare a fare la chemioterapia. Quindi diciamo che attraverso la musica, attraverso il divertimento, un po' di allegria. Attraverso l'allegria, un po' di leggerezza, perché insomma nella che vita vuole, bisogna chiaramente anche affrontare le cose, specialmente quelle brutte, ma stai andando ai 30? Appena partito, poi vabbè, per il momento io non guido, tra parentesi Tiziano, non sai cosa ti perdi, va, no, cioè, guarda, cioè andare ai 30 è una cosa, perché ti godi anche il panorama, cioè ti godi anche, finalmente riesci a vedere i palazzi. Che ti circondano, certo, sappiamo Bologna è bellissima, i colombi che volano. Scusa, siamo onorate di essere qui. Assolutamente. Alla grande. E noi siamo onorati di ospitarvi nella nostra macchina. Grazie. Allora, aspetta, dopo gli onori, un attimo. Okay. Allora, messa.
Allora, intanto suora Anna ci dica la data. Bella forte però, 8 eh? 8 marzo! Quando? 8 marzo! Grandissimo, la festa della donna! La festa delle donne, perché insomma prevenzione donna... Ci sta! Allora, è qualche anno, penso sia il terzo, non, spero di non sbagliare, si fa questo, diciamo, tra parentesi, ricevimento. È un ricevimento aperto a tutti, aperto al pubblico. Ok. Dove? E allora, dove? 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 Parlate, dove? Suor Anna, dove? Sì, a Bologna. A Bologna, sì, ok. A San Donato, credo che sia allo stesso Savoia, accanto. Ecco. Ci dovrebbe essere questo... Sì, no, siamo proprio a Savoia quest'anno, Proprio dentro a Savoia, cioè, bellissima location. Una location stupenda, sai, noi, insomma, ci aspettiamo di avere tante persone che vengono, c'è parcheggio, è molto interessante, sì, è carino, perfetto. Allora, cosa succede l'8 marzo? L'8 marzo noi facciamo il concerto delle suore di Bologna. Noi quanta altra bella gente. Esatto, perché non siamo solo noi, perché ci sono i bolognesi doc, che adesso io vado ad elencare perché sono tanti. Beh, bene, cioè, lo dici a me che io ho la memoria. Bravissimo. Allora, intanto sul palco proprio con noi ci saranno... ognuno al suo momento. Paolo Mengoli, Andrea Mingardi, yes. Andrea, adoriamo Mingardi. Contagio Biagio, poi c'è anche DJ set Marco Gabrielli, Facciamo una ola, no? Ma l'attrice meravigliosa Chiara Sani, grande Chiara, grande, che ha collaborato anche davvero in anni molto ci hanno pischiato, se sono partito col verde, quindi okay. Non credo di aver sbagliato qualcosa, okay. Poi c'è il regista Paolo Rossi Pisu, attenzione, Franco Colomba, grandissimo allenatore, ex giocatore del Bologna, di tante altre squadre, attenzione Peppe Signori! Beppe gol! Cioè, lui! Cioè, magari si ritornava. Vabbè, che adesso abbiamo anche Zizi che sta facendo il suo dovere. E speriamo che rimanga con noi, insomma. E poi attenzione, non posso lasciare indietro la meravigliosa, la stupenda Esther Balassini! Suora Immacolata, sì. Come si fa per partecipare e intervenire a questa iniziativa? Allora, per intervenire a questa iniziativa è assolutissimo necessario, sì. Esatto, sì. Telefonare, prenotare, telefonare, ti posso dare il numero? Perché io ce l'ho, adesso poi lo mettiamo in sovraimpressione. Bravissimo, la sorette regia lo metterà in sovraimpressione. Vai. Comunque, allora, intanto bisogna chiedere dalla bellissima, meravigliosa Mara, che vi assisterà in questa prenotazione. Il numero è il 3 4 8 2 8 1 5 5 0 1. E vai, ripetiamolo, sì. Per chi magari non aveva proprio la penna subito pronta. 3 4 8 2 8 1 5 5 0 1. Digitare asterisco. Ok, siamo pronte? C'è anche il microfono! Siamo pronti, c'è tutto! E sei sempre la ragazza che per poco già si incazza. Amarti non è facile. Purtroppo io ti conosco, ok, ti capisco. Se anche tu te ne andrai via, perché insieme, dai! Col cuore ti ha spremuto come un dentifricio, e nella testa fuochi d'artificio. Adesso tu vai dritta ad ogni video. Vedere se sei pazza, che c'è? Insieme. Che c'è? Io sono pazza di te, di me, e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona, io faccio la sola, da sola. Sono pazza di te, sì, perché ti sei odiato abbastanza. Prima ti dicono basta, sei pazza, e poi ti fanno santa. Vai con la solo. Tu cammini nella giungla con gli stiva del ti appunta e balli sulle vipere. Non mi fa male la coscienza e gli faccio una carezza perché non riesce a chiederle. Andiamo, e 30! Col cuore ti ha spremuto come un dentifricio e nella testa pochi d'artificio. E
messa in giro è tutto un manicomio. Io sono la più pazza che c'è, insieme. E sono pazza di te, di me, e voglio gridarla ancora. Io ho bisogno di Dio che perdona, io lo faccio da sola, da sola. E sono pazza di te, sì, perché mi sei odiata abbastanza. Prima ti dicono basta, sei pazza e poi ti fanno saltare. Scusa se ti ho fatto male, forse non sono normale, è un forse, forse, forse. Io sono pazza di me, e io di voi, voglio gridarlo ancora. Alla grande! Io ho bisogno di Dio che perdona, io lo faccio da sola. Di che è dritta? E sono pazza di te. È stato un piacere. Quindi no, cioè invitavo i tre spettatori da casa, sì, a inviarci, sì, i propri video di quando guidano ai 30, mi raccomando, già guidai ai 30, sì. Quindi mandateci al numero sopra in pressione, che è di WhatsApp, i vostri video, con i vostri video, appunto con i video, quante volte lo devo dire, con i vostri video, mentre cantate, mi raccomando, il telefonino deve essere sul apposito supporto. Sul supporto del telefonino. Supporto, cioè, del telefonino. Quello che si mette qua, ecco. Sì, perché se no potete stare, cioè se no vi distraete, dovete tenere due mani sul volante e quindi. Quindi ma però ci ha portato qualcosa da bere qua, no? No, però niente. È un'idea. No, perché... hai ragione, perché insomma a cantare e a parlare. Alle 10 di mattina ci hai fatto sgolare, ci vuoi un po'. Hai ragione, devo attrezzare anche. Si attrezzi Tiziano. Torniamo a bomba. Allora, seguiteci su Instagram. Guardate i nostri video su YouTube. Esatto, quindi tutti benvenuti. Tiziano, grazie per questo giretto che ci hai fatto fare in questa meravigliosa grazie a voi, mattinata bolognese ai 30. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao, in bocca al lupo per questa trasmissione bellissima! Grazie, grazie, gentilissima! Ciao! Ciao! Grande, ciao! Chi è? Prego. No, suora, scusi, mi sono dimenticata. Sono Immacolata, no, ci mancherebbe. Una cosa importantissima mi sono dimenticata. Sono andata via. Prima di tutto, la prossima volta che ci hai già invitato, hai detto. Vi ho già invitato, ci vuole un mezzo un po' più grande. Visto il grande successo che sta avendo la puntata. No, perché le suore, cioè non sono solo queste, il gruppo è ampio. Infatti. Suor Mara. Suor Mara, sarà un piacere rivederti. Suor Valentina. Suor Valentina, io mi ricordo di Valentina perché è anche mia nipote, quindi anche con te non vedo l'ora di rivederti. Suor Rita, Suor Valentina, Suor Mara, Suor Silvia, Suor Giovanna, Anna Cera, Suor Angela Cera, aspetta perché sono talmente tante che magari mi sfugge qua. Suor Rita! No, Rita poi soprattutto. Suor Rita è importantissima, Caterina, Suor Caterina! No, Caterina, siamo diventati di Caterina. Con questa vi saluto, ciao Suor Linda. Grazie a tutte le suore Bologna. Grazie ciao. A te. Sempre grande, a presto, ciao, buona giornata. Grazie.